Benvenuti e bentornati in un nuovo video. Sto facendo la mia skincare perché oggi voglio provare le maschere che ho comprato, che vi ho fatto vedere nello scorso video. Queste qui, ovviamente il costo di queste è leggermente più alto, però ci sta, quindi adesso le andiamo a provare, perché oggi vado a fare una cosa fighissima per cui penso impazzirete, perché è molto strana, senza senso in qualche modo, perché devo andare appunto a fare la foto per la Lien Card, si chiama, quindi sarebbe la tessera di residenza per chi ha il visto e vive qua in Corea. Il problema è come fanno tutta questa cosa, perché magari avrete già visto, vi sarà capitato di vedere da qualche parte, che qua è molto 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 comune modificare le foto, anche quando si va a fare questa cosa della carta comunque di identità, cioè deve essere comunque un documento ufficiale. Cioè non mi ha senso, perché mi fai una foto per la mia carta di identità dove però non sembro io. Scopriamolo. Ma voi non è che decidete cosa modificare, cioè fa tutto la persona, capito? Non è che gli puoi dire qui, questo no, questo sì. Comunque, questa qui è la maschera. Mi piace molto questo pack con questi colori un po' soft, pastellosi. Odore buono, delicato. Ovviamente come sempre sono super piene di liquido, vedete? Per fortuna la misura è bella grande. Guardate, perché di solito le maschere qui in Corea sono piccoline, no? Invece no. Guardate come avvolge bene anche tutto sotto il mento. Cioè qua addirittura è troppo larga, non so. Non so dove metterla. Ora la tengo su finché non si secca. Comincerò a prepararmi. Ieri sera ho fatto la doccia con i capelli. Speriamo almeno questa foto venga bene. Dopo ci raggiungono tutte le altre amiche. Si faranno una bella risata. Hanno detto: no, Ilaria, appena fai questa cosa della foto, cioè noi ci dobbiamo essere. Quindi eccoci qua, chi sono io per privarne. Tra l'altro Rosalba ancora dorme, quindi spero di non aver fatto casino in bagno. Abbiamo scoperto che Gucci esce pazzo per la patata dolce. Gucci, eccolo qua. Oddio. Un pezzo un po' più succulento. Ami, niente patata dolce. Oh no, patata dolce per te. No, cocuma per te. Ora vi faccio vedere cosa ho preso da Daiso. Il vestitino con la Gucci. No. Ti prego. Spero di sti, Ami. Guarda, già se ne va via. Già se ne va via, che foto non insieme vuole. Con i vesti. Un bibi strano? Cos'è? Yeah. Prova a prenderlo, bravo. Eccoli qua, gli amici pagliaccetti. I loro vestiti. Vi prego, siete un gruppo già. Amaro, cioè, mi vorrebbe sparare, sì, piuttosto. Invece molto confuso. Amore, ma è un vestitino, ma guarda quanto sei bello, mamma. Certo, la size è quella che è, però che possiamo fare? Ma siete troppo carini. Vi continuo il video haul di Daiso perché ve lo meritate. A parte, vabbè, qui ci sono anche le uovine, perché lo sapete. Poi ho preso le bacchette. Queste da Daiso sono le mie preferite, perché sono stile coreano, perché avete presente che quelle coreane sono più schiacciate, non tonde, però sono anche più tonde di quelle appunto coreane normali, quindi mi piacciono molto. 2000 won queste. Poi ho preso il portabacchette, super carino, questo 1000 won. È un shopping serio questo. Ma sono più tonde le tue. No, quelle così mai poi. Quelle così sì. Quelle che c'hanno quel cosino in fondo non riesce a prendere. Queste le detesto. Sono un sacco di naperami. È un po' diversa da quella che avevo a casa per lui. Oppure questi dentini siano troppo puncicosi. Poi ho preso un pennello, perché non mi andava di cercare i miei pennelli nella valigia. Visto che oggi mi devo truccare per fare la foto, ho detto vabbè, prendo un pennello. Poi ho detto, perché prendere un pacchetto di cotton shock quando puoi prendere questo? Anche perché costavano come 100, scusatemi, cioè qua bisogna pensare anche in modo intelligente. Poi vabbè, le salviettine di Amaruf, perché quelle che ho portato da casa sono finite. Mi sono un po' preparata, Jenna mi ha accompagnata, siamo qui allo studio e ora Jenna ci aiuterà anche a riprendere. Ok, which floor? Five. Sembra molto nuovo questo posto. Seems new. Yeah. Smell like him. Mi sono fatto mettere le ciabattine come sempre. Stanno facendo altre foto a una bambina, penso. Cioè dovrebbe costare tanto rispetto alle macchinette normali. Che tra l'altro Marco mi ha detto che ci sono le macchinette. Marco told me that there is a machine in the metro to take photos. For that. But I was like, okay, let me experience. No, this one is better. Yeah, just one. So they can photoshop. Yeah. Mi ha detto adesso mi devo sistemare.
specchio per forza. Cioè, se sei già sistemata, comunque non va bene, ti devi comunque sistemare. E una volta che hai fatto, cioè ci sono tutti i trucchi. Questo ce l'ho pure a casa. I have this one at home. Oh, sei no? Yes. Laura Mercier? Yeah. Cotton fiocchini, tutto per ritoccarti. Certo, non so quanto sia igienico. I don't know if this is okay for the hygiene, but... Allora, abbiamo ritirato le foto. Non sono così male. Cioè, io lo posso dire perché mi conosco, loro mi vedono, insomma, così dal vivo. Non vi spaventate. A parte, vabbè, più chiara. Non so quanto si possa vedere. Vedete la forma del viso? È tipo triangolare. Triangle shape face. Gli occhi giganti. Yeah. The eyes. Guardate, eccola. Però carina, poteva andare peggio. Ora stiamo andando nel nostro barbecue preferito. Sono troppo felice. Siamo tornate dopo 66 ore di fila. Brava la macchinetta, le polpatine. Ragazzi, cioè, voi dovete qua solo per assaggiare questo kimchi e la zucca. Bellissimo il nostro posto. Buongiorno signora Maruf e buongiorno signor Gucci. Oggi, come potete constatare, c'è un tempo un po'... Infatti ho piovuto tutta la notte. Qua ieri avevo lavato questa maglia. Più che altro avevo smacchiato perché poi la dovevo lavare. Si è pulita molto bene perché mi ero tutta sporcata. Non mi succede mai. Ieri pack sporco. Oggi è prestissimo, mi sono svegliata tipo alle 7:30 di mattina. Anche perché ieri sera sono andata a dormire relativamente presto rispetto al solito. Quindi potete immaginare l'orario. Volevo fare un po' di giri oggi, ma appunto sta semi piovecchiando. Quindi non so quando potrò muovermi. Intanto sto preparando la mia colazione. Qua dentro c'è il caffè granulare, quello che ho portato dall'Italia. Poi mi sono rimasti un po' di questi. Devo lavare i pomodorini. Non sono fragole, sono pomodorini, ma quanto sono carini, bellissimi. Non vi ho ripreso quello che abbiamo fatto ieri sera, anche se secondo me sarebbe stato troppo divertente, perché siamo andate in agenzia con Will, Jinsook, Marco e tutti gli altri. Non so se lo sapete, ma Will e Jinsook sono cantanti. E Marco, insomma, gli ha raccontato, gli ha detto: no, perché Ilaria è brava a cantare, bla 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 bla. Quindi, giustamente, non mi aspettavo altro. Muore questo pomodorino. Che arrivasse una prova sonora prima o poi. Non volevo, ho provato a negare, ma lo sapete, se negate ai coreani qualsiasi cosa, per loro sarà sempre una mancanza di rispetto. Quindi a un certo punto ho dovuto divappare la cosa e dire: ok, arrivo. Anche se dentro me la stavo facendo sotto. E poi mi ho messo una canzoncina tranquilla, così per iniziare. Abbiamo cantato Shallow. Però ragazzi, che ridere, perché appena ho iniziato Will è tutto fomentato, potevo vedere nei suoi occhi già il programma futuro. Quindi ha cominciato: oh 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 my god, you're so great, blah, blah, blah. Quando in realtà, cioè, per me è andato tipo uno schifo, perché sapete quando vi colgono così impreparati, la fate ma... Lui che già pensava che canzone farci cantare a me, a Jinsook, è stato veramente comico. Poi appunto queste sono le prime volte in cui li incontro, quindi ancora non ho quel... Però piano piano ve li farò vedere, ve li farò conoscere, non vi preoccupate. Poi lo sapete che qui in Corea c'è la cosa di chiamare il maschio più grande oppa, che è una cosa, vi giuro, sarà che ormai lo romanticizzano così tanto nei K-drama, nelle cose, che è veramente fastidioso. Però per fortuna io non ci devo chiamare praticamente nessuno, insomma, a parte Will, a parte Marco, però posso evitarmela, dai, da bravo italiano me lo farà passare. Tutti gli altri ragazzi sono comunque della mia età, puoi chiamarli per nome, quindi un pericolo scampato. Infatti ieri Will mi ha fatto: no, perché tu lui lo devi chiamare oppa. Io ero tipo: ma noi avevamo la stessa età, ti prego dimmi di sì che mi ricordo bene, perché a volte lo sapete con la mia memoria è un po' sfarfallina. E lui: giusto, esatto, sì, quello. Soltanto Rosalba avrà questo privilegio. Detto ciò, comunque, guardate cosa mi sono avanzati anche da ieri. Questi qua, qua dentro il riso, in questo caso, sono troppo troppo buone. In realtà, se non avessimo avuto da fare oggi pomeriggio, sarei molto volentieri andata al cinema, perché è uscito Guardiani della Galassia. Sarebbe stato perfetto, ma... purtroppo no, perché qui in Corea oggi è il 5 e contate che qui è la festa dei bambini. Infatti molte persone fanno il weekend lungo, si prendono insomma giorni di vacanza, cose, e appunto fanno un sacco di attività con i figli, i bambini, insomma quello che è. Quindi sicuramente anche il cinema sarà tipo così. Non che domani sia meglio, ovviamente, però saremo a vedere, magari riusciremo ad andare. Adesso finisco di fare colazione, dopodiché non lo so perché mi è venuta voglia di rivedere Jurassic Park, quindi credo mi metterò a vedere un filmetto. Mi sono tutta skincherata, come potete vedere,
e sto adesso mettendo il filmino. Sono uscita un attimo, sono andata al convenience store per prendere delle cosine per pranzo e ho preso questi qua, i tè alla pesca. Ovviamente dovete stare attenti perché molto spesso nei convenience ci sono tipo 1 più 1, 2 più 2, poi ve lo ridicono alla cassa, magari non capite. Poi ho preso questo dolcino dei Pokémon, mi ispirava, ovviamente, sono figlia del consumismo, quindi purtroppo io casco in queste trappole. Però dovrebbero essere tipo castella cake, quindi buone. E poi ho preso la guaguma, che sarebbe la patata dolce. Sono andata così, ho girato anche un TikTok, quindi questo è il mio bottino di oggi. Allora sì, questa è tipo una castella, guardate che carina. E ora apriamo questa. Un po' di tempo fa queste andavano tantissimo. Nome coreano, Tong Tong Ko. Patata dolce, vi giuro, una delle cose più buone del mondo qua in Corea. Ha proprio tutto un altro sapore rispetto a quelle che abbiamo noi. Cioè guardate come si stacca facilmente la buccina intorno. Nel mentre fatemi mettere Jurassic Park, perché apparentemente ho voglia di questo. Ovviamente mi si è messo tutto in coreano. Eccolo qua, come è giusto che sia. Allora, l'altro giorno era la festa dei bambini, era venerdì, quindi oggi che è domenica ovviamente è pieno di bambini. Sto impazzendo. Comunque devo aspettare Cristina, no in realtà è lei che sta aspettando me, però dovrebbe stare seduta su queste scale. Eccola lì. Quindi ora la andiamo a prendere. Tra l'altro mi ha fatto fare un giro gigante con la metro. Alla fine era più facile del previsto. Non ho capito perché a volte devo fare tutta sta roba. Ora vi facciamo una sorpresa. Comunque è un sacco di tempo che non vengo qui a Yongsan. Ma è la mia zona preferita. Sto andando a mangiare. Ma la fagacceria è italiana? Sì. Cioè, ma che ridere. Non so se loro sono italiani, però c'era una che lavorava. Perché tu mi hai mandato la cosa su Instagram e ci stava. Quindi andiamo a provare questo posto. Tanto, come sempre, ho fatto shopping. Di cosa? Di cose di garzoneria. Sempre. Di questo è pieno. Sicuro le sue valigie sono piene di queste cose. Eccoci qua. Mi siete mai sentiti così? A casa. Ma scritto in italiano. Proprio stronzizzo. Mi sento male. Guardate che carine, sembra la nostra pizza al taglio praticamente. Allora, bravo il signor pizzaiolo. Devo dire era buona. Cioè molto meglio di alcune di quelle tipo a taglio che mangio in Italia. Qui ovviamente è più costosa, ma vabbè, questo lo saprete già. Quindi ora ci facciamo un giro. Vediamo se arriviamo sotto la high. Ma forse. Guardate che carino questo posto. A parte il tizio che urla mamma mamma. Ma è troppo bellino. Ovviamente domenica pieno come non so cosa. Entriamo a farvi vedere. L'antico odore di burro. Scusate, guardate questo. Ma questa casetta così messa con le piantine, però è bellissima. Io la certo mi sono presa. Qua tutte le pesce. Madonna, ti è carino. Qua dentro è tutto buio. Sembra di stare tipo in un film. Guardate le nostre amiche. Allora in realtà stamattina tutto era partito che volevo andare al nostro posto del Tteokbokki, questo qua. Solo che c'era scritto domenica chiuso. Adesso io passo e lo vedo aperto, perché sembra aperto, cioè proprio tutte le cose fuori. No però mi sa che è chiuso. È chiuso. Però c'è il coso di Yoongi. Niente, là i miei amici avevano ragione. Vabbè, il mio amico lo verrò a trovare prima o poi. Con i suoi gnocchi di riso. No, con dentro il formaggio. Hobby. Guardatelo, ragazzo. Aspettate, dovrebbe stare anche qua in teoria di grazia. Eccolo. Qua c'è un altro caffè, il mio preferito, il mio preferito. Eccolo, questo è il mio posto sicuro tipo nel mondo. Questo è tutto il tuo set di... Che carino. Questa era la photocard, quella in più. Penso sei di cioccolato zucchero. Guarda quante. Ok, siamo entrate qua perché praticamente al cinema c'è prima un centro commercialino. Dovete fare un po' di piani, seguire la scritta CVG, che comunque a un certo punto non c'è più scritto. Poi sei dovrebbe stare a mangiare. Il piano è, perché un conto se lo sai, è l'ultimo. Io una volta sono venuta e mi ero persa con Jenna, quindi figuriamoci. Cos'è questo posto? Perché stanno tutte le cose di qua? Poi ogni tanto aprono qualche pop-up, va bene così? Ah, perché c'è l'anniversario dei 100 anni. Quello dobbiamo vedere noi. Ciao.
anche già il coso di Fast and Furious qua. Scusate, ma ci stanno gli stamp del Guardiani della Galassia. Che potete farvi? Aspettiamo di prendere il biglietto. Sì. Così veniamo a fare il stamp. Qua ci sono le macchinette. Qui ci sono tutti gli orari. Solo il problema è che ci sono 8000 sale per Guardiani della Galassia. Questo mi sa quello che si muove. Già sono passate le quattro. Che stai dicendo? Sono le 5. Ah, dai, facciamo questo, io non l'ho mai fatto. Vuoi fare questo? Cristina vuole fare l'esperienza della sedia in movimento ancora una volta. Io non c'ero. E tu non c'è. Sì, non ci stanno neanche i posti, c'è solo un primo filo. Ah. Ciao belli. Ok, macchinette per il cibo. Meno. Credo questi siano quelli normali, sì. Vedi, questi sono due divisi e quello è uno grande. Certo, ecco qua. Ok, stiamo vedendo perché purtroppo non c'è la macchinetta. No, hai preso quelli a formaggio. No, 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 lì. Si possono scegliere le fragranze. La cipolla. Alf and Alf. Ma sarà questo quello? Il mic normale. Beh, con il traduttore simultaneo. Ok, ci hanno dato il nostro numeretto e poi ci viene qui per ritirare il cibo. Dovete stare attenti perché ci stanno tipo più di uno schermetto. Eccolo qua, 4DX. Pronti. Noi saremo qua le prime a vederlo. Senza Cristina, per favore. Ve ne è stato un durante un vicino. Il pezzo dove si muoveva Cristina. C'è una bestia. Cristina ha fatto wow. Cioè, vi giuro. Ha detto la stessa cosa che ho detto io l'altro lato. Ma ci stanno le cinture. Ma non è per me. Le cinture non ci volano se fa così. Comunque qui dentro c'è tipo un piccolo ecosistema. Questa è tipo la lounge attesa. Poi sono ancora le cose di Avatar. Cristina, devi dirci la tua impressione a caldo su questa fantastica tecnologia. No, credevo peggio. No ragazzi, credevo... sarebbe anche piacevole se no, venisse cioè, dosato. Esatto. Deve essere però un po' dosato. Credevo che cioè, veniva più. Aspetta che si deve fare una foto, non so mai che passiamo davanti. Però è un'esperienza bella. No, ci dovete venire, volta almeno una volta dovete provarlo. Siamo venuti un attimo al convenience store. Eccola là, la nostra amica che sta pagando. E io sto scaldando il riso, così a casa ho il pollo e lo faccio col gochujang. Buongiorno ragazzi, oggi è un giorno speciale perché sto andando al centro immigrazione, ufficio immigrazione come lo vogliate chiamare, per fare l'alienation card, quindi mi sto andando a trovare prima con l'avvocato, secondo con Marco perché anche lui deve fare qualcosa. Tra l'altro oggi fa caldissimo, c'è un sole che spacca le pietre, vi giuro io non capisco più questo tempo, ma ok, ce la stiamo facendo. Ross più tardi va a prendere Edoardo se esco all'aeroporto perché arriva che deve fare un lavoro qua in Corea. Ora ovviamente mi metto ad aspettare Marco. Tra l'altro fa strano perché ovviamente escono quasi solo stranieri da questo posto mentre stavo arrivando a piedi. Ovviamente, eccolo Marco. Ovviamente dovevo ricordarmi una cosa. Una cosa? Il passaporto l'ho lasciato sopra la cucina. Senza di quello ovviamente non si può fare molto. Quindi ora stiamo tornando indietro insieme all'avvocato. Solo che sono 40 minuti di macchina. Mi dispiace. Sono una cosa persa, credo, a questo punto. Cosa vuoi dire? Devi influire. Però vabbè, nel senso, capita. Capita, io sono rincoglionito, quindi almeno cioè, ti capisco. Abbiamo altri pregi. E anche i pregi siamo molto belli, per esempio. Puoi linkarli? Ah, basta. Fine. Ok, ora siamo tornati all'ufficio dopo una piccola pausa cibo e speriamo di fare tutto. Da sola penso mi sarei messa a piangere 16 volte, avrei avuto 5 attacchi di panico. Io non so se adesso raggiungo direttamente le mie amiche, ma penso di sì, senza che ritorno a casa che stiamo troppo lontane. Siamo venute in questo caffè che sembra un po' l'olio, ma vedete come ho fatto. Siamo prese questo, Cristina ha fatto una fila per il bagno, like always. E noi siamo prese questo, allora non mi chiedete cosa ho preso io perché non ho idea. Allora, caffè è buono, non so cosa ho preso, ripeto, però era buono. Poi Jenna mi ha portato il mio specchietto di cioè... Eccolo qua, lo specchietto. Questa è cosa che mi sono sparata ieri. Jenna si è alzata, ha detto io vado a chiedere. I'm making what friends. Did you ask them? Oh, the word of story.
I can never. C'è l'amica di Jenna sotto la metro che ci sta facendo sottac sottac. Si sta incartando. Si sta incartando, ha fatto anche il tuo qua. Ha detto faccio passeggiare, ok. Eccola. Meditazione in questo posto che fa lo shabu shabu. In teoria. Adesso vediamo un attimo. Ok, ci ho messo il brodino. Adesso lo scaldiamo. Non è lo shabu shabu quello classico che tipo c'hai il pentolone davanti e lo cucci così. Così. Sembra quell'insalata. Come si chiama questa qua che sembra così? Tipo puntarelle. Questa è la carne. Noi abbiamo preso la. Buona però. Carne e fungo. Ragazzi, che giornata stancante, vi posso dire. Alla fine siamo usciti stasera, dopo cena siamo andati in un posto giusto così per far vedere Edoardo, ma poi era stanco, quindi tutti i nostri programmi bye bye. In realtà è l'una, come sempre noi andiamo a dormire a orari improponibili. Ieri abbiamo iniziato, perché Rosalba voleva vederlo, il K-drama che si chiama What's Wrong with Secretary Kim, che qua in Corea sta su Netflix, però non lo so, noi lo vediamo sottotitolato in inglese. Molto carino, io l'avevo già visto, ma lo sto riguardando con molto piacere, quindi non vedo l'ora di vedere la prossima puntata. L'ID comunque me lo daranno tra 3 settimane, appunto mi hanno fatto mettere l'indirizzo della casa di Marco, perché io ancora non ho una fissa dimora purtroppo. Poi dovrò andare a cambiare l'indirizzo una volta che avrò la carta, ma quella è una cosa più semplice da fare. Ah, com'era? No, Sanjimanyo. Sanganopso. Sanganopso. Letteralmente. Qualcuno mi sta parlando, non mi interessa quello che sta dicendo. Sanganopso. Eccoci qua. Cosa insegniamo al pubblico? Solo cose importanti.